L'amministrazione comunale ogni domenica prende 33 biglietti omaggio. Questa sera non c'è. Se noi il campo non lo risolviamo in giro di 3 mesi, noi un altro anno davvero dobbiamo andare a giocare a Centopuni. Non possiamo andare a giocare a Sondaggio. Sono molto, molto dispiaciuto che non c'è nemmeno una persona nell'amministrazione comunale. Come sono dispiaciuto del fatto che non ci sono degli imprenditori che hanno fatto degli sponsor, che hanno detto che c'erano, e purtroppo non ci sono. E sono veramente tanto dispiaciuto. Perché era una cosa che stasera ci doveva essere, proprio per parlare del futuro della San Bettese, però purtroppo non ci sono. Siamo soli, siamo in questo tavolo, siamo soli, però io penso che noi dobbiamo andare avanti. E quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, a livello economico, a livello di impegno, a livello di tutto, lo abbiamo fatto con passione, ma tanta passione, perché nessuno dice degli investimenti economici che sono stati fatti da queste persone, però l'abbiamo fatto proprio per passione, per cercare di riportare questa società tra i professionisti, dove meritiamo. Non credo che qualcuno si possa intervenire investendo 750.000 euro, perché lo stadio non è a norma. Se lo stadio fosse a norma, avremmo la fila per prendere questa società. Perché il territorio? Perché il tifoso? Perché questo territorio ha bisogno di calcio. Stiamo cercando assolutamente di allargare questa base societaria, di portare dentro persone che possono darci esperienza, che possono darci anche un sistema economico che possa andare a realizzare il sogno di questi 6.000 tifosi. Ma sono 6.000 tifosi, non sono pochi. 6.000 tifosi sono tantissimi per una squadra di Serie D. Il 30 giugno vediamo quante persone, quanti ragazzi possono rimanere di questa città. Da parte mia il 100%, rafforzarlo ancora di più per cercare di vincere il prossimo anno il torneo. Non sappiamo se facciamo, non sappiamo se facciamo la C2 o faremo la Serie B. Sarebbe bellissimo fare la C2. Però di primo punto c'è il discorso del campo. Il discorso del campo che io mi sono ripromesso di andare a parlare con tutti i fornitori della RDP per cercare di fare un concordato. Perché poi, sai, essere sanbettesi e andare sul campo e dire chi non somba è una scuola va benissimo, però alla fine bisogna anche fare dei sacrifici. Quindi io ho proposto e proporrò per tutto questo mese di giugno un discorso di concordato che può essere dal 30, 40, 50, 60%. Vediamo quello che può essere. Perché il discorso del campo è fondamentale per andare avanti e per strutturare una società che possa puntare in alto e soddisfare questi 6.000 tifosi. Ripartiamo con l'entusiasmo, ripartiamo con la forza di voler fare. Le chiacchiere che si sentono, si vende, non si vende, cioè noi all'allargamento della base societaria, non è che l'abbiamo detto in questi giorni, all'allargamento della base societaria abbiamo detto da sempre, un anno che lo diciamo, è indispensabile l'allargamento della base societaria. E questo è un momento importante, sportivamente parlando, è un momento storico per San Benedetto, è un momento storico, ripeto, per poter per gettare veramente le basi su un progetto che possa riportare la Samp dove merita. Per quanto con Gianni Ottavio vi posso garantire che se questa società rimane questa, lui è il prossimo allenatore. Perché? Della San Benedetto. Perché voi non lo sapete. Riportare tutto questo entusiasmo in una città che, diciamo così, tra virgolette, non aveva da tempo riassaporato emozioni magari così forti, per loro deve essere stato un motivo di orgoglio e un motivo di grossa soddisfazione, perché questi ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di importante, al di là che meriti possono essere di tutti, però io penso che chi va in campo sono loro e sono loro che hanno dato vita a questa esperienza bellissima. Sono orgoglioso come capitano di aver rappresentato i miei compagni.
perché penso che oltre ad essere degli ottimi giocatori sono delle grandissime persone. Poi niente, stasera tornando qui ricordo, torno indietro di 10 mesi dove ci trovavamo, mi ricordo, sopra la terrazza dell'albergo e pregavamo ogni sera umiltà, perché comunque sia sappiamo che l'umiltà è la base di tutto e penso che alla fine poi i risultati si sono visti e penso che ci siamo tolti una grande soddisfazione. Poi volevo ringraziare la società soprattutto perché hanno dimostrato un grande attaccamento a questi colori e anche perché hanno rispettato fino in fondo gli accordi presi con ognuno di noi. E poi alla fine che cosa dire? Non posso fare altro che fare un grande in bocca al lupo a questa società e forza Samba. Spontaneamente un applauso a questo ragazzo che ci ha dato tanto, ma fortemente. Funziona questa? Togli, toglio, vai, vicini, ragazzi.